Ciao a tutti ragazzi, oggi faccio la recensione dell'Axon 7 mini di ZTE, che ringrazio per il telefono in prova. Telefono veramente ben costruito, molto bello e particolare, molto sottile, si parla di circa 7 mm e mezzo, anche abbastanza leggero. Dimensioni non sono ridotte, ma non sono neanche generose. Abbiamo un display da 5 pollici e 2, che è una dimensione secondo me perfetta, con le casse stereo qua davanti, che sono una peculiarità di questo smartphone che è una fascia media di gamma. Il prezzo di listino, vi dico subito, è di 299 euro. Adesso vi parlo un attimo delle caratteristiche. Allora, dicevo, completamente costruito in alluminio, fotocamera leggermente sporgente. Qua abbiamo il sensore per le impronte digitali che funziona bene, anche con lo schermo spento accendo il telefono e va bene anche per le foto. Flash LED Type-C per la carica, che è una carica veramente molto veloce con l'alimentatore di serie. In confezione abbiamo l'alimentatore con la ricarica rapida, appunto, il cavetto USB Type-C e delle cuffiette di qualità media. Abbiamo qua il microfono, qua sopra il secondo microfono, jack per le cuffie, videocamera anteriore, slot per le SIM, bilanciere volume, accensione spegnimento, blocco sblocco. Allora, abbiamo un display 5.2 pollici Full HD AMOLED, veramente bello, i neri sono molto profondi, insomma, soliti pregi e difetti degli AMOLED, quindi molto saturi i colori, può sembrare, cioè è un po' magari meno reale di un IPS sicuramente, però personalmente lo trovo veramente piacevole. Per quanto riguarda il processore, abbiamo uno Snapdragon 617 octa-core a 1,5 GHz, 64 bit, che non è uno dei miei processori preferiti, però comunque su questo telefono gira bene. Abbiamo 3 GB di RAM, l'Adreno 405 come GPU e 32 di memoria, eccetera eccetera. Insomma, quindi un telefono con un hardware comunque ok, magari non ha il processore al top, comunque un ottimo livello, con 3 GB di RAM che si fanno sentire in positivo. La fotocamera è una 16 megapixel f1.9. 16 megapixel sono tanti, anche troppo, come dico spesso, perché i megapixel, lo sapete, non contano più di tanto su un telefono in particolare, visto che i sensori sono molto piccoli, rischiano anzi di peggiorare la qualità della foto e andare a aumentare il rumore video e tante altre cose. Comunque non importa. Abbiamo il 4G, la ricezione devo dire che è molto buona. Non ho mai avuto problemi né in 4G, wifi anche prende bene, GPS, ho provato Maps e Pokémon Go. Nulla da segnalare. Allora, parliamo subito dell'interfaccia velocemente. Allora, qua abbiamo questi soliti toggle rapidi. Andiamo nelle impostazioni, abbiamo, scusatemi, le app frequenti, che sono qua, che sono degli altri toggle praticamente, e qua quindi un po' ridondante. Qua le info sul telefono con le solite impostazioni. Abbiamo Android 6.0.1, spero che venga aggiornato almeno una volta, comunque non so dirvi. La barra qua sotto dei tasti si può anche nascondere, tutte le solite funzioni, con anche qualche scorciatoia interessante, insomma è un po' da scoprire. Comunque nulla di nuovo, diciamoci la verità. E niente, il software sì, non è proprio maturo, come hanno detto in tanti. Effettivamente le traduzioni a volte non sono sempre precise in italiano. Lag non ne ho avuti particolari, devo dire che è sempre stato abbastanza fluido e reattivo. Quindi comunque un telefono sì, che può migliorare indubbiamente con degli aggiornamenti software, ma già così non mi è dispiaciuto affatto. Andiamo a vedere la fotocamera. Abbiamo l'HDR, abbiamo dei filtri video in Full HD. Questi sono i famosi filtri, tagliamo indietro un attimo. Volevo mostrarvi. Abbiamo l'opzione ovviamente manuale, quindi possiamo settare tutti gli altri parametri. Perché mi fa il tutorial di nuovo, che l'ho usato ieri. Vabbè. Comunque abbiamo questa funzione, abbiamo poi altre funzioni interessanti. Comunque facciamo una foto di prova. Messa a fuoco è veloce e precisa, lo scatto con tanta luce è molto veloce, con poca luce ci mette un attimino perché aumenta il tempo di esposizione. Comunque, come vedete, questa è venuta veramente bene, foto fatta qua al volo, boh, condizione di luce ottimale, qua siamo all'aperto, macro, bene, alta macro, abbastanza bene, un po' di rumore video però non c'era una luce ottima, però ripeto, 16 megapixel sono tanti da gestire. Una bella profondità di campo, come vedete qua lo sfocato è piacevole, è bello, bello circolare. Questa non è venuta benissimo, è un po' mossa. Anche questa è venuta un po' mossa. Comunque
Questa abbastanza bene. Diciamo che bisogna stare un po' fermi con la mano, se no si tende a far venire foto mosse abbastanza facilmente. E diciamo che ce l'ho da parecchio tempo sul telefono, l'avevo anche resettato perché pensavo di mandarlo indietro, poi invece l'ho tenuto ancora, l'ho rifatto tutto, quindi l'ho riavviato, eccetera. In ogni caso ho fatto delle foto anche a 8 megapixel e personalmente, vabbè, ovvio, c'era un po' meno risoluzione, però le ho trovate migliori, diciamo, c'era meno rumore video e erano più stabili. Insomma, personalmente consiglio sempre di abbassare la risoluzione quando si parla di questi megapixel perché secondo me sono troppi su un telefono, soprattutto di fascia comunque media, non magari il top dove il sensore è un po' più grande, le lenti magari per quelle che possono essere migliori lo sono, ecco. Piccole considerazioni personali. Comunque, continuiamo. Parliamo direttamente delle casse, direi che sono il fulcro un attimo di questo telefono. Andiamo su YouTube, andiamo un attimo su No Copyright Sound, così possiamo sentire una canzone senza problemi. Mettiamone uno a caso. Aspettiamo che... Tac, giriamo. Allora, volume veramente molto valido, assolutamente uno dei migliori che abbia sentito in generale, in tutte le fasce di prezzo, in questa fascia ovviamente non ha paragone, però molto potente, bassi, ce ne sono insomma più che sugli altri telefoni, non gracchi anche al massimo, la qualità appunto è molto buona, il suono è molto pieno, quindi veramente premiato la parte musicale, la parte audio. Per quanto riguarda il display, voglio parlarvi velocemente, è un AMOLED come ho detto, quindi neri veramente profondi, anche i bianchi non sono male, magari non sono ghiacci come sull'altro display, però si attacca molto bene, non trattiene molte ditate e non ci sono molti riflessi, quindi è un display che personalmente apprezzo molto. Ecco, la luminosità massima al sole magari non è delle migliori, questo va detto. Come gioco però di soliti il Real Racing 3 gira bene, qualche piccolo lag in alcune situazioni dopo un po' di tempo di gioco, ma nessun problema. Pokémon Go va alla grande. Il telefono tende a scaldarsi leggermente, ma è in alluminio, quindi diciamo che trasmette semplicemente il calore più di altri telefoni, quindi non, anche lì non ho notato problemi particolari. Ok, andiamo a vedere il browser, quindi andiamo velocemente sul Corriere della Sera. Mettiamo il sito desktop. Aspettiamo che carichi. Ah, il pinch è veramente fluidissimo. E anche il pan. Scrolling, qualche piccolo lag in più, ma sta ancora caricando, quindi ci sta. Ok. Direi che anche il browser con Chrome se la cava assolutamente bene. Parliamo della batteria. Allora, 2700 mAh circa. Devo dire che mi ha portato a sera con utilizzo medio, giusto giusto verso cena, quindi ovvio, non è come tanti telefoni tipo Xiaomi o Huawei con batterie super capienti che ci portano a fare un giorno e mezzo quasi, però pensavo peggio, visto lo spessore e comunque l'amperaggio non proprio, la capacità non proprio enorme, ho detto vabbè magari mi porterà al solito pomeriggio tardi, invece a cena sono arrivato con un utilizzo medio intenso, quindi anche la batteria non è un problema, ovviamente non è rimovibile, è integrata nella scocca. Ripeto, ovviamente bello, tutti i vostri amici lo noteranno perché è un telefono che tutti mi hanno chiesto di vederlo meglio un attimino, insomma di tenerlo in mano, e a tutti è piaciuto parecchio, quindi la sua porca figura la fa e sicuramente farete colpo. Il prezzo di 1,99 di listino non sono pochi, ma non sono neanche tanti, ci sta. Ovviamente sarebbe stato meglio qualcosa di meno, come sempre. Il prezzo attuale è circa 2,50 su internet, qualcosa di più magari, 2,60. Però per
Per quel prezzo mi sento assolutamente di consigliarlo. Non dico che sia migliore perché a livello di prestazioni, come sempre, consiglio magari qualche Xiaomi con hardware superiori, con processori più nuovi, più potenti. Però devo dire che anche questo è un telefono equilibrato, buona foto, discreta fotocamera, discreta batteria, ottima parte audio, bel display, ottimo design, quindi perché magari se un hardware è ancora un pochettino acerbo, il software sotto qualche punto di vista, diciamo, però confido in piccoli aggiornamenti che metteranno a posto il tutto e comunque, ripeto, di problemi veramente fastidiosi o che possono incidere nell'esperienza d'uso in negativo non ne ho visti. Quindi mi consiglio di, mi sento di consigliarvelo assolutamente, scusate, è un po' presto, quindi faccio fatica a connettere la testa alla bocca. Se avete domande particolari fatemi qua sotto nei commenti, lasciate un bel like al video. E se avete domande particolari, appunto, ripeto, fatele. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!